Siamo tra la savana e il leopardi. In 3D sul bianco della mia sala comandi. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo motovlog. Spero che si senta bene stavolta. Ho utilizzato più nastro adesivo, anche detto scotch per gli amici, per far tenere su questo microfono rispetto a qualsiasi altra cosa fattibile con lo scotch in questo mondo. Ah ragazzi, devo anche ricordarvi che questo video è in collaborazione con Sig Duke, basta che premete le info e uscirà il suo canale. Ah, palestra gratis, di solito è piena. Ah comunque, devo iniziare subito col dirvi la questione che mi è saltata in mente e il motivo per cui registro, no? Io mi dico, secondo voi andare in moto può essere definito uno sport? Tipo uno, tu sei a scuola, ti chiedono cosa fai e uno risponde io vado in moto, no? Fate conto uno che è sempre via, che gli piace girare e magari va anche in pista, segue dei corsi per andare in pista. Può essere definito secondo voi come uno sport? E perciò ecco, io mi chiedevo semplicemente questo, tipo uno fa la figura del coglione e degli secondo me sì, perché no, non è uno sport, però alla fine non so, secondo me uno che ci corre in moto, che sport fa in moto, boh, non so. Ah, devo anche dirvi che fra poco ci sarà un'altra live. Non guardate come sono vestito, come sono conciato. Ora faremo questa bellissima strada che l'ho già fatta in qualche video, ma so che voi siete furbi e non li guardate tutti e quindi per molti di voi sarà nuovo. In mezzo alla strada, va che coglioni, in mezzo alla strada sta quel ciclista. In mezzo alla strada, cioè ma avete visto? Ma come, ma è da solo e senti che arriva una moto. Ma stai in là, ostia. E qua bisogna frenare perché magari c'è una macchina che incombe e io non so se c'è la macchina che incombe. Guardate che belle curvette. Tanta roba, tanta roba. È iniziato il sole e non si ferma più, cioè 33 gradi c'erano oggi fuori. Andare a scuola in braghe lunghe non ci sta, non ci sta per niente. Sta macchina qua che sta qua, ostia. Ora andiamo in una strada che nei video probabilmente non c'è mai stata, ma dovrebbe, se non mi ricordo male, essere carina. Sì, sembra veramente bella. Non esageriamo, che non si sa mai, che sono anche in braghe corte. No, 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 no. Qua stiamo andando a imboscarci, no. Dove si va? Ah, mi ricordo. No, qua stiamo andando proprio a imboscarci. Sì, sta qua l'ho fatta in bici. L'ho fatta in bici tipo un anno fa questa. E ora mi ricordo. Finisce praticamente, credo, in una contrada dove non siamo i benvenuti, in poche parole. Questo video lo sto registrando in RS perché su Instagram molti me l'hanno scritto, quindi vi chiedo che se non mi seguite già, seguitemi su Instagram e là vi rispondo ai messaggi ovviamente. Ci facciamo due chiacchiere, metto sempre delle storie, delle foto, quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram e va tutto bene. Io, come molti di quelli che mi seguono su Instagram sa, ho un casco Premier in carbonio e dovrei cambiargli la visiera. Secondo voi, che visiera devo prendermi? Cioè, solamente nera, specchio? Di che colore, non so, io ero intenzionata a prenderla rossa, tipo, perché alla fine questa moto si sta monopolizzando nel rosso. Questi incroci qua non li capisco, io vado sempre dritto. Per fortuna c'è sempre quel venticello che non ti lascia mai sudato, almeno in moto si sta benissimo in maniche corte. Però se voi potete prendete sempre qualcosa, mi raccomando. Io sono andato in maniche corte perché ho detto è la prima giornata veramente calda e vado a prendermi un po' di caldo, cioè
vado a sentire come si sta in moto in braghe corte e maglietta a maniche corte, e si sta un gran bene anche qua al nord, non immagino giù al sud. Ora la domanda che sorge spontanea è: che cazzo facciamo? Che bravi! Abbiamo visto la polizia, ci siamo girati e abbiamo anche lasciato passare i pedoni. E niente, questo breve motovlog è finito. Era da tantissimo tempo che non ne portavo uno, quindi ho voluto riportarvene uno oggi. Mi raccomando, sempre like tattico e commentino tattico se volete che parli di qualcosa nei prossimi motovlog, basta dirlo. Io sono Simo e anche per oggi è tutto. Ci vediamo domenica con la serie del campionato ride e poi un video speciale in cui vedrà la mia ragazza guidare il mio ciao elaborato, cosa che mi avete chiesto voi su Instagram e su cui ho fatto un sondaggio su Instagram. E niente, ci vediamo domenica.